tutto pronto per il 22esimo Memorial Niccolò Galli, la manifestazione sportiva che coinvolge squadre professioniste di tutta Italia in ricordo del figlio del campione del mondo Giovanni Galli, scomparso prematuramente anche quest'anno per presentare il torneo che si terrà tra il 24 e il 26 maggio negli impianti sportivi di Africo e Floria a Firenze. Sono stati consegnati premi ad alcuni dei nomi più importanti del calcio e del giornalismo sportivo italiano, tra i premiati Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Ma soprattutto il ricordo, no? Che secondo me è molto importante e per quanto la fondazione voglia portare avanti un certo tipo di discorso. E siccome viviamo in un mondo, secondo me, di cattiveria e di livore, portare avanti certi valori condivisi e vedere la crescita dei ragazzi. Secondo me è una cosa importante, quindi felice di essere qui. È bellissimo per diversi motivi. Prima il significato del premio, il secondo è che è un premio intitolato a Niccolò, il terzo è che è vicino a un torneo giovanile e secondo me la trasmissione culturale del pensiero sportivo verso i giovani resta la cosa più bella che facciamo nel nostro mestiere fondamentalmente. Quindi è un triplo piacere, diciamo, il premio, il fatto che sia in onore di Niccolò e il fatto anche che sia per un torneo A giovanile. ricevere un premio è stato anche Maurizio Sarri, che con il padre di Niccolò Giovanni ha condiviso un'esperienza all'Hellas Verona durata poco, ma dopo la quale i due sono rimasti molto amici. A pochi chilometri dal Viola Park, casa della Fiorentina, Sarri non ha chiuso a una possibile esperienza in viola. Ma qualche anno fa, ma diversi anni fa, ma in quest'ultima sessione di mercato assolutamente mai, quindi l'unico modo per andare a Firenze è suonare Viola Park e vedere se qualcuno apre. Lei sarebbe disponibile comunque? Io sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano e quindi non accetto preclusioni nei confronti di nessuno, né sono alla ricerca di una squadra che faccia la Champions, né di... Questi sono discorsi che mi interessano relativamente, sono discorsi mediatici. Ma che a me a questo punto della mia carriera e della mia vita mi interessano veramente poco.